In città si respira un clima di festa, sono tornate le bandiere sui balconi, come non succedeva da tempo. Com'è l'atmosfera invece nello spogliatoio alla vigilia di una gara così importante? Ma l'atmosfera è quella positiva, come è giusto che sia, perché credo che se Messina ha avuto un risveglio, credo che sia grazie a questo gruppo, a questi ragazzi che hanno fatto sì che portassero tanta gente al campo, e quindi sicuramente il merito va tutto a loro. Si respira un'aria positiva, come ho detto prima, siamo pronti ad affrontare questa partita, una partita molto difficile, però siamo consapevoli e convinti che ce la possiamo fare. Biglietti esauriti in poco tempo, i tifosi hanno risposto presente, è un segnale comunque importante. Sì, sicuramente, l'ho detto in tante altre occasioni, sicuramente Messina ha pagato un po' quei 5 anni di buio, 5 anni negativi, e quindi magari la gente un pochino era restia a venire al campo, però credo che piano piano col lavoro della società, col lavoro della squadra siamo riusciti a far tornare di nuovo l'entusiasmo a Messina, e credo che questa sia la cornice del pubblico che merita questa squadra. Dal punto di vista mentale, come preparerà questa sfida? Ma dal punto di vista mentale forse è più semplice di tutte le altre partite, perché magari si prepara da sola, però credo che bisogna un attimino organizzare un pochino i dettagli, essere bravi tatticamente, e credo che bisogna fare una partita perfetta domani. Confermata l'assenza di Moscero per il Cosenza, cosa teme di più di questa squadra che comunque si giocherà l'ultima possibilità di tentare di agganciarvi? Ma il Cosenza, ho detto prima, è un'ottima squadra, è una squadra che è sicuramente molto brava sulle ripartenze, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna fare la partita perché giochiamo in casa, perché vogliamo vincere, perché vogliamo festeggiare, però allo stesso tempo bisogna stare molto attenti in fase difensiva e chiudere molto bene gli spazi, perché quando ripartono, abbiamo visto anche l'andata, sono molto pericolose. Se dovesse arrivare una vittoria domani, a chi la dedicherebbe? Ma innanzitutto aspettiamo domani, e non mi piace fare dediche prima. Io vivo giorno per giorno, affrontiamo domani questa partita che sappiamo che è molto delicata. Siamo pronti sia mentalmente che fisicamente, poi domani dopo la partita vedremo.